dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora una volta su Rogue Galaxy e cominciamo subito l'esplorazione del tempio di Re Lio. Vediamo un pochino come va l'esplorazione di questo nuovo dungeon, dopodiché al solito farò un piccolo taglio, possibilmente, per non annoiarvi troppo e per non, per non allungare troppo l'episodio, perché comunque poi verrebbe un po' troppo forse noioso in alcune parti, dato che comunque l'esplorazione, il farming, tutto quello che è fondamentalmente Rogue Galaxy, ma in generale tutti gli RPG, effettivamente magari da guardare può essere abbastanza noioso, per cui per il momento magari faccio una piccola, diciamo, faccio una piccola introduzione, ci guardiamo un pochino le spalle e poi successivamente faccio un taglio e ci becchiamo dopo ovviamente tutta la mia esplorazione. La volta scorsa abbiamo affrontato il boss, anzi il mini boss, se si può dire, prima della chiusura della puntata, dove abbiamo scoperto che il tempio in questione è protetto da una strega. È protetto da una strega che a quanto pare custodisce il proprio tesoro all'interno di questo tempio. Quindi non solo avremo la possibilità di prendere questo, diciamo, il sigillo o comunque l'oggetto che per l'appunto ha analizzato il nostro cattivo di turno, ma al tempo stesso riusciremo a quanto pare anche a mettere le mani sul tesoro della strega. Oddio, vinci senza subire danni. Ok, allora questa sfida la si deve vincere così, in una maniera abbastanza easy. Allora, facciamo una tricura e poi successivamente invece dobbiamo fare in modo, oddio, attenzione, facciamo così, e andiamo, che attenzione che è crepato qualcuno. Ok, così ci sono loro, nel frattempo da distanza posso fare questo. Ok, e adesso easy, e così vinciamo la sfida. Allora, se sentite il tono di voce un po' più basso è perché comunque è tardi, praticamente non ho sonno e quindi mi sono deciso a registrare un altro episodio. Allora, continuiamo un attimo questa esplorazione, vediamo effettivamente se ci sono forzieri. Ecco, là sotto ne ho visto uno. Se ci sono altre robe da poter ottenere. Nel frattempo ho migliorato anche le armi. Ho migliorato un pochino le armi. Ho fatto salire di livello anche alcuni personaggi. Infatti, come potete vedere, addirittura Juster livello 39, gli altri 38, eccetera, eccetera. I forzieri qua cambiano colore. Sono un verde smeraldo molto molto bello. E adesso proseguiamo la nostra esplorazione. Diciamo che vorrei anche approfittarne. Punti senza danni. Ah, vabbè, non si sono addirittura scarsi. Volevo. A me piace comunque anche approfittarne. Comunque registrare per me significa anche a parlare, no? Approfittare per comunque parlare verso le persone che mi seguono. Dove non so effettivamente quando voi vedrete questo video. Io lo sto registrando in un momento particolare. Siamo appena usciti da quelle che sono le vacanze di Natale. Quindi di conseguenza, antica pergamena 2. Siamo appena usciti dalle vacanze di Natale. Io, anche se in realtà non ho idea di quando effettivamente pubblicherò questo episodio. Quindi io lavoro, diciamo, su tante cose, tra quelli che sono i miei impegni universitari, quelli che sono i miei impegni che cerco di rendere col canale in generale. Quindi non so quando lo vedrete questo video, però dato che lo sto registrando in questo momento vi racconto un pochino anche delle mie cose, dato che appunto se mi seguite magari vi interessa anche un pochino di me.
Niente, queste vacanze le ho trascorse abbastanza tranquillamente. Non ho avuto nessun imprevisto, nessun problema, diciamo, dal punto di vista organizzativo o in generale dal punto di vista materiale del Natale stesso, anche perché poi comunque parliamo tanto del Natale e dello spirito natalizio, ma in realtà diciamo che l'unica cosa che effettivamente conta di questo Natale è, cioè, diciamo, di questi Natali che ormai si vedono in giro, sono ovviamente regali e tutto quello che c'è, quindi non stiamo tanto a parlare e non stiamo tanto neanche a discutere. Però dai, alla fine le festività sono anche un'occasione per poter stare insieme alle persone a cui si vuole bene, per cui tanto vale, per cui va bene così, dai. Allora, spero che comunque anche voi abbiate passato delle belle festività, o comunque in compagnia delle persone che mi hanno shottato, in compagnia delle persone che appunto avevate intenzione di portare con voi all'interno di questo nuovo anno. E tra l'altro non capisco perché subisco tutti questi danni, cioè io sono forte, sono una bestia, sono fortissimo, però ogni colpo che subisco vengo shottato. Cioè, io non ho assolutamente idea di come questo possa succedere. Non ho assolutamente idea di questo come possa succedere. Però vabbè. Quindi spero che anche voi abbiate passato delle belle festività, soprattutto in compagnia di chi, appunto, di chi volevate. E niente, ragazzi, io temporeggio perché in realtà non so neanche se qui per esempio possa trovare altri forzieri, perché l'esplorazione, diciamo, dei dungeon a me piace particolarmente, essendo un amante di questo tipo di gioco. A me personalmente piace parecchio l'esplorazione, però non lo so, magari ovviamente c'è chi lo trova noioso, farming in generale o... cioè proprio in generale, no? Il farming, tutto quello che ne concerne. Io però, essendo cresciuto a pane e Final Fantasy, o comunque pane e JRPG, sicuramente qualcosina in più la posso comunicare. Allora, lì abbiamo maxato già addirittura la spada di Zegram, che ora, se non ricordo male, non ho altre spade per Zegram, quindi devo unire queste. Non so se effettivamente mi escano del livello giusto per lui. Se combini queste due non ti rimane niente da equipaggiare. Esatto, perché vuol dire che il livello è troppo alto, quindi non è possibile utilizzare queste due armi per il crafting. Va bene, e allora ecco, vedi, però per esempio ho queste, posso unire uno e due, vediamo cosa ci esce fuori. Non sto seguendo tanto gli schemi del crafting. Oddio, mi sono uscite le daghe angeliche come queste, solo che queste sono ome. Che segno era quello? Sigma, no? Cos'era? Non lo ricordo. Va bene, poco male. Poco male. Qua invece le altre pistole, ovviamente, di Juster non le posso unire, quindi sti cazzi. Ok, basta, fine. Allora, proseguiamo. Cioè, proseguiamo non tanto l'esplorazione, ma proseguiamo proprio il dungeon, dato che convinci tutti i nemici in 26. Scimmione per 4. Vabbè, sì. Io veramente non ho idea del perché. Cioè, io nonostante sia una bestia di Satana, con i danni, con tutto, con l'equipaggiamento, subisco tutti questi danni. Cioè, proprio... Dai! Cioè, vedete, riesco tranquillamente anche a vincere le sfide di... cazzo è successo? Ah,
Oddio, un filmato. Infatti stavo dicendo, ma perché non mi sta funzionando più nulla? This is your last chance. Hand over the treasure. Huh? Did you just hear that? It came from that way. Molte cose in realtà non le ricordo, se devo essere sincero. Non le ricordo proprio. Burton! Shh! Keep it down! But that's... So, another has come to defile my treasure. You shall have no mercy just like the others. Ah, guarda chi c'è. Show me what you are capable of. Is that it? I see that a disembodied witch is hardly a match for me. You think not? I won't let you lay a finger on my treasure, my Leo King. That man, he said I was disembodied, yet he himself had no soul. How strange are the ties that bind us. Well, that was quite a scene now, wasn't it? She must be a pretty powerful witch to be able to drive someone like him off. My treasure. My Leo King. What did she mean by that? The Leo King was the ruler who once governed all of Jiraika. The king is the treasure. I wonder what she meant by that. Well, anyhow, as usual, I'll go on ahead. Cheers! You just plow on into things, don't you? Ok, allora prima di proseguire però dobbiamo tornare indietro perché ok filmato, ok tutto, ma qui c'era un forziere che dobbiamo prendere. Ah, chiave delle stelle, benissimo, perfetto. Quindi non lo possiamo aprire. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. La prossima spada di Juster la posso equipaggiare al 42 addirittura. Quindi è abbastanza... abbastanza, non dico lontana, però quasi. Cioè, guarda quanti danni mi fa, guarda. Cioè, ma non può farmi tutto sto danno. Cioè, io non lo ricordo che... Ah no, questo ancora è in vita. Mi sembrava fosse crepato. Cioè, ma non può essere. Cioè, è assurdo. Di quanti danni fanno. È veramente assurdo. Cioè, io non lo so se è un problema di inadeguatezza mio di equipaggiamento o se effettivamente il gioco ti costringe a parare e non andare troppo come facevi un po' alla kamikaze. Perché effettivamente ci può stare questo ragionamento, perché dici, sai, ti fanno tanti danni perché tu devi bilanciare attacco e difesa. Sì, ok, ci sta. Ma cioè, se tu sei equipaggiato bene, se tu sei forte, cioè, anche se ti dovessero in un qualche modo fare del danno, tu non dovresti comunque avere problemi. Almeno quello è il mio pensiero. Allora, anche queste daghe tra poco le riusciamo a maxare. Ok, qui c'è un salvataggio. Che cosa buona e giusta. Ora. E qui mi sa che c'è un altro bel pezzo da esplorare, perché c'è sia sopra che sotto. Quindi, ok. Facciamo, ora faccio una bella cosa. Guardo tutto il sopra. In modo tale che... Cioè, guarda! Ma non possono farmi tutti sti danni. Cioè, è vergognoso.
però non ho neanche il tempo di potermi muovere, cioè già subito appena arrivo mi boh, mi scioppano. Che comunque guarda, io faccio un sacco di danni. Stella solare, quello è un nuovo oggetto. Allora, qui non c'è nada. Però io prima di scendere sotto voglio esplorare tutto il sopra, perché il sotto è un po' più arzigogolato, no? Che è tipo pieno di straduzze, scale contro scale. Quindi invece qua che è un po' più lineare la cosa, la posso esplorare velocemente. Così, esploriamo tutta questa parte di sopra, poi possibilmente faccio un bel taglio, così vi faccio vedere poi direttamente dopo l'esplorazione. Cioè è inutile che vi assillo con tutti questi combattimenti, esplorazione eccetera eccetera, cioè vi porto direttamente poi lancia imperiale, questa è, sarà per l'altro. Allora alleati, dobbiamo cambiare anche di Chisala, equipaggiamento Chisala, esatto, dobbiamo dare le altre daghe. Ora per quanto riguarda Zegram, io se non ecco, infatti lui già ha maxato tutto. Quindi a questo punto io posso fare anche il cambio del membro e volevo dire cambio alleato e lo metto al posto di Zegram. Così con Jupis adesso cominciamo a potenziare le sue armi, perché comunque lui ha un equipaggiamento, vedete, 21-22, diciamo è un equipaggiamento abbastanza ridicolo, mentre invece qua vedete già abbiamo delle armi decisamente più forti. Anche qui abbiamo delle armi decisamente più forti. Così anche lei, appena no, lei ha ancora le daghe da masterare. Anche se in realtà io faccio una bella cosa, diciamo cambio alleato e mettiamo Lilica, che anche Lilica deve migliorare l'equipaggiamento, vedete? Deve assolutamente migliorare l'equipaggiamento, anche perché le manca poco comunque per migliorare questo. E poi qui vedete ha tanta roba da imparare. Quindi sì, facciamo così. Poi tra l'altro lui non lo voglio assolutamente, che penso sia uno dei più difficili da utilizzare. Il fatto che comunque anche Juster si possa levare è figa come cosa. Forza antifuoco, forza antivento, colpo infuocato qua ovviamente a Lilica lo possiamo dare adesso, ci sta. E qua ho già quasi tutto. E qui maxiamo anche questo. Tremore. Qua addirittura Tremore 2 è già tutto bello e pronto. Wow. Maxare le armi e maxare i personaggi è comunque una cosa abbastanza lenta in questo tipo di gioco. Però diciamo che a me è questo che piace. Ok. Ci siamo. Allora, vediamo un attimo di completare tutta questa parte superiore della mappa e poi invece ci vediamo nel momento in cui finisco tutta l'esplorazione. Cioè, guarda! Con due colpi mi buttano giù. Cioè, due colpi. Cioè, con due colpi. È ridicolo. Secondo me è solo per quel principio, vedi, perché comunque quando mi faro, cioè, subisco solo 24 danni. Cioè, non è che subisco tutti sti gran danni. Cioè, 24 è pochissimo. Veramente pochissimo. Aspetta, ma sbaglio, qui c'era un forziere che avevamo visto. Esatto. Allora, andiamo ancora un po' più avanti. Make my day.
fortuna che questi durano poco. Ok, l'arco adesso dovrebbe essere maxato. Quindi, alleati. No, cambio alleato, madonna, ogni volta sto menu. È un po' brutto il menu. Macchinoso, forse. Don't let your guard down. Queste api killer sono veramente dannate, oddio. Beh, qui mi conveniva di più la rinascita. Anche se ne avevo una sola, però alla fine ci sta. Peccato che non si possano maxare le armi anche passivamente. Sarebbe stato figo. Allora, qui c'è un'altra sezione che però mi sembra vuota. Sembra vuota, forse è meglio. Questi nemici da attaccare in aria sono quelli più facili di tutto quanto il gioco, perché loro praticamente mentre li attacchi cadono a terra, cadendo a terra non possono reagire. Sono veramente veramente deboli. Studiate un po' male questi avversari. Allora, tra poco anche il macete è maxato. Ok, lì c'è un altro forziere. Ok, sbrighiamoci a concludere questa. Un braccio meccanico. Questo è per sicuramente per Steve. Io quando leggo Steve, cioè lì, leggo Steve, quando praticamente. Quando praticamente leggo o comunque dico Steve nel gioco, mi viene in mente l'immagine, non so se voi l'avete visto, del film, quello di The Wolf of Wall Street, no? Dove c'è la scena praticamente di con Leonardo DiCaprio e l'altro attore che non ricordo come si chiama, che sono al convegno, cioè convegno, sono praticamente a casa di Leonardo DiCaprio. Durante uno dei loro meeting, come lo chiamano loro, tutti impasticcati, a un certo punto si alza, si alza e comincia a fare Steve. Bellissima questa scena. Steve Madden. Steve Madden. Steve. Steve. E mi viene in mente questa cosa. E poi mi shottano. Così. A caso. Tutte le mie rinascite bruciate così. Infatti ora dopo, cioè ora dopo, infatti vado a comprare adesso tutte le rinascite di nuovo. Ovviamente vado a comprare tutte le rinascite, come giusto che sia. Oh merda. Se mi potevano preparare tutti mi incazzavo come una scimmia. Avete presente le scimmie che iniziano a urlare e fare così? Uguale, mi sarei incazzato nello stesso modo. Allora, ok, la parte superiore l'abbiamo esplorata. C'è anche un salvataggino e io quasi quasi vorrei prendere solo il salvataggino. Oh, c'è anche la bottega. Ok, allora faccio una bella cosa, salvo e continuo l'esplorazione. Così poi ci rivediamo dopo, quando avrò fatto spese, avrò fatto tutto quello che dovevo fare e poi basta. E poi ci vediamo e continuiamo. Again? I'm not sure, darling. Well, he might be, but he might not be. Your daddy,
He always pretended to be tough, but he was really a scaredy cat inside. I only hope he knows what he's doing, wherever he is. Don't cry, Mommy. Oh, don't be silly, Jay. There's nothing for you to cry about. Una cosa fighissima che non ricordavo proprio è che una volta che sblocchi tutti i warp di una mappa, praticamente ti segna i bauli che hai tralasciato di raccogliere e ti permette quindi di andarli a prendere. Ma questa è una cosa fighissima, non la ricordavo proprio. Per cui mi metto a prendere questi ultimi bauli e poi dopo ci vediamo, dove sicuramente ci sarà uno scontro col boss e chiuderemo la puntata. Ok, ho recuperato tutti i forzieri, quindi possiamo proseguire. Prima però facciamo un salvataggio, anche se in realtà ho salvato già prima, però per essere sicuro al 100% salvo anche durante la registrazione, così non ho scuse. E possiamo andare verso il prossimo obiettivo, ovvero il boss. Something's different about this hall. I know. I think this is the Leo King's crypt. Hey! What in the blazes is Burton doing? Burton? No! Huh? Welcome, welcome. You are the first to have survived for so long after having felt my wrath. But I cannot permit you to go further. The Leo King Sanctuary is my final hope. You shall not trespass. Your final hope? What are you talking about? You don't need to know. How dare you disturb His Majesty's sleep? You will pay with your life. She in cahoots with the king? No snakes! Please! No snakes! She in cahoots with the king? Uh-oh. Not good. I'm faster! Prepare to take hell! This is not good. Yeah.
This is not good. All right. Jasper! Uh-oh. Not... Wow, mamma mia che boss. Non me lo ricordavo così difficile. Cioè, non me li ricordavo così difficili certi boss. Oh. Burton, are you okay? Oh, oh, I'm too old to be standing around like that. Huh? Why can't you leave well enough alone? Do you intend to take everything from me? I will not give you the Leo King! I refuse! I will not give him up! Look! What horrid misfortune! Don't take my everything away! There's nothing left we can do, Your Highness. Without His Majesty, all hope is lost. The enemy is already before the castle grounds. Please, Your Highness, leave at once. Nothing comes of war. We were mistaken. I see that now. And all because we started this conflict. Your Highness! What should I do, Andronius? What should I do? I just want my child. I want my child to live in peaceful times. I would gladly plunge into the fiery depths of hell to make that possible. No, Your Highness, you mustn't. Let me go. This is the only way. Oh, evil one, I offer my life unto darkness. With this blood covenant, I pledge my soul to you. Make me a servant of the underworld, and in turn bestow your cursed powers.
is upon me! Powers of evil, waiting at the furthest reaches of time, protect this child from harm until the day of salvation is upon us. Live on, Leo King, my son, my dearest Leo King. Oh, Leo King. So it was not the key piece after all. I guess we were wrong. Bastard! Why would you do that? What? You are the ones who defeated her. I merely ended her suffering. But I do not understand. All that for this. Humans certainly are stupid creatures. Ready. So, you're the Leo King. King's key piece. So the poor queen took a desperate last gamble. She sold her soul in an attempt to keep this kid safe. It turns out that the legend of the Mad Witch was just a sad tale of a mother's love for her child. Don't worry about the baby. I'll make sure to take him to Bukakwa Village. I'm certain that they'll raise him up right. Hey, little guy. You'll be a great Bukakwan warrior one day. Huh? What is it? Nothing. Come on. Our next adventure awaits. Mm-hmm. A child of royal blood. Jaster, soon you'll know. Ok, e così abbiamo concluso il primo, diciamo, emblema. Abbiamo trovato l'emblema di Re Leo. Quindi, io direi che per il momento è tutto, io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.